Sono quattro personalità completamente diverse e forse quattro persone così diverse poi fanno un completo, nel senso che Cannavacciuolo è sicuramente la persona più di cuore e più sentimentale nella cucina, quindi rappresenta proprio i sentimenti che si mettono nei piatti. Cracco, lui rappresenta l'innovazione, la professionalità, quindi lui ha dato quell'aspetto più innovativo. Barbieri è molto aggressivo, quindi è sicuramente quello più che mi faceva paura, però è inevitabilmente quello più professionale. E Bastianic dà anche lui quella visione imprenditoriale che non deve mancare anche nell'aspetto culinario, quindi tutti e quattro erano completi. Sì, sono sicuramente le quattro delle persone con più spessore che ho conosciuto nella mia vita, da tutti, in tutti i lati, sia culinario che anche come lavorativo. Ci danno tanto, comunque anche solo vederli, doverti rapportare a loro, ti fanno uscire lati del tuo carattere che magari pensavi di non avere, anche comunque l'emozione appunto stessa di ritrovarti lì davanti e il pensare di essere alla loro altezza e quindi di non deluderli. L'unico magari rimpianto che posso avere è stato questo, di non avere avuto un percorso lungo con loro per magari vedere dove potevo arrivare. Secondo me è Rubina, perché Rubina è quella che regge meglio la pressione che dà la televisione in una competizione come Masterchef, è quella che tecnicamente è più preparata e più completa e ha tutte le carte in regola per poter vincere. Anche secondo me, l'ho sempre detto fin dall'inizio, che Rubina poteva essere una, può tuttora essere una delle concorrenti più capabili, anche perché comunque io credo che sia la più completa su tutti gli aspetti, nel senso tenacia, cioè il voler continuare a vincere, continuare a mettere se stessa nel piatto. Nello stesso tempo è studiosa, quindi a differenza di altri è sempre focalizzata sullo studiare per poter fare ricette nuove, per poter vincere. È, diciamo, la più motivata, secondo me, insieme ad Alida. Però sono simpatica Rubina, quindi spero che vinca. Che domanda, Silvi? Rappresenta meno la cucina italiana, tecnicamente ha grandi lacune e poi non la trovo molto corretta, quindi sicuramente Silvi. Che per me, sì, siamo amiche. Sì, anche per me Silvi, perché comunque secondo me è quella che c'entra di meno con la cucina di Masterchef, che ha meno motivazioni. Sembra messa lì, diciamo, poi si dice dalle mie parti, sembra che non ci sia, non abbia uno scopo se non proporre le sue salse francesi.